Fin dal 2013, anno in cui uscì la prima stagione animata di Attack on Titan sull'emittente nipponica MBS, l'anime si guadagnò una posizione fissa in ogni classifica dei migliori anime di un dato periodo. Forever Geek la mise al primo posto nel 2013, My Anime List al quarto nel 2014, Fandom al nono nel 2018, insomma in ogni top di ogni testata di anime e di manga figurava una season di Attack on Titan, vuoi la prima, vuoi la seconda, vuoi la terza. E da qui la domanda direi che viene spontanea, si tratta davvero di uno dei migliori anime degli ultimi anni? Secondo me sì, ma parliamone assieme. Arrivato a ben 59 episodi adattati dall'omonimo manga di Hajime Isayama, che debuttò sulla rivista Besatsu Shonen Magazine nel settembre del 2009, Attack on Titan ebbe da subito un successo strepitoso, grazie a un buon comparto tecnico di animazioni, ma soprattutto grazie a una storia a dir poco tenebrosa, affascinante e piena di colpi di scena. In un mondo post-apocalittico a metà tra il dark fantasy e lo steampunk, l'umanità si trova costretta a vivere all'interno di un gigantesco complesso di mura, mura alte e imponenti, al di là delle quali vagano delle creature misteriose chiamate giganti, o meglio, titani. Nessuno sa nulla di questi titani se non che sono enormi e che mangiano carne umana, motivo per cui nessuno può uscire dalle mura, ad eccezione di una particolare forza militare addestrata proprio per compiere ricerche su questi mostri. Ma un giorno ecco che la cittadina dove vivono i tre protagonisti di questa storia viene assediata e attaccata da alcuni titani unici, diversi da tutti gli altri, titani che sembrano essere dotati di intelletto quasi, e un'ondata di terrore mai visto prima si abbatte su quel che resta dell'umanità. La prima cosa da dire su Attack on Titan è che da un punto di vista narrativo differisce da moltissime altre serie shonen e in effetti, a conti fatti, forse Attack on Titan non è proprio una serie shonen al 100%, anzi possiede molti elementi seinen, potremmo quasi definirla un ibrido, eppure la rivista sulla quale debuttò 10 anni fa era, anzi è, una rivista shonen. E forse è stato proprio questo dettaglio a fare la differenza, ma andiamo con calma. Ideali, fiducia, amicizia, onore, sacrificio, dedizione, forza di volontà, la narrativa shonen ha da sempre fatto di questi aspetti i suoi pilastri, le sue fondamenta, i suoi cardini, ma in Attack on Titan quelli che emergono sono lati più insoliti, più strani, più cupi quasi. Gli orrori della guerra, la morte, il dovere, il peso schiacciante della realtà, la deumanizzazione e soprattutto la paura. E questo perché nel mondo partorito dalla mente di Isayama non c'è spazio per personaggi idealisti, imbevuti e indottrinati dall'eroismo più classico, perché è un mondo terrificante dove si lotta perennemente per sopravvivere tra menzogne, sotterfugi e atrocità, e questo ovviamente si riflette su ogni personaggio della storia e sulla storia stessa. Uno dei problemi più grossi delle opere episodiche, vuoi gli anime, vuoi le serie TV, riguarda il come progredire in modo analogo con tutte le vicende di tutti i personaggi, soprattutto se questi si dividono, seguendo strade separate. Prendete ad esempio il Trono di Spade, stagione dopo stagione i personaggi principali si allontanano sempre di più gli uni dagli altri e ognuno di loro necessita del suo spazio per poter proseguire e creare la storia, storia che però si sa che continuerà. Voglio dire, è vero, il Trono di Spade è famosa come serie TV per decimare senza pietà i propri personaggi, ma uno spettatore attento ed esperto già dalla prima stagione si fa una chiara idea di chi sono quei pochi che avranno alla fine un ruolo chiave e di conseguenza sa che costoro saranno sempre comunque protetti dalla famosa plot armor, che attenzione, non va vista come cosa negativa sempre e comunque a prescindere, eh? Ecco, in Attack on Titan ogni personaggio vive perennemente e costantemente in una situazione di rischio, in bilico tra la vita e la morte, rivelandosi interessante e soprattutto in grado di sopportare il focus e il peso dello show. Se all'inizio si dà per scontato che Eren, il protagonista, sopravviva ad oltranza, episodio dopo episodio questa convinzione si indebolisce sempre di più. I personaggi, secondari e non, possono morire, e spesso lo fanno, anche in modo non appariscente, perché così accade in un mondo grigio, sporco e oscuro.
E dal mio punto di vista è proprio qui che sta il genio di Isayama. Il suo mondo è perfetto, possiede tutte le sfumature necessarie per inserirci personaggi solidi e per impalcare vicende mozzafiato, sia avventurose che spaventose, e non solo a livello di storytelling, anche proprio parlando di dettagli. Mi spiego meglio. Pensate per un attimo a Naruto. Abbiamo un mondo dove ci sono i ninja che combattono con katane, kunai, shuriken, eccetera, eccetera. Eppure abbiamo anche una tecnologia discretamente sviluppata. Si vedono monitor, apparecchiature elettroniche, auricolari, ma nessun'arma moderna. Perché? Se il chakra applicato a un'arma come un kunai la potenzia, figurarsi quello applicato a una pistola. Non sono veri e propri difetti, attenzione, solo piccole stranezze, però in Attack on Titan non ci sono. Lì tutto ha senso, dal meccanismo di manovra tridimensionale all'addestramento delle reclute, dalle strategie di combattimento alla struttura politica all'interno delle mura, tutto quanto. Se rimani senza gas, per te è finita, così come se le tue lame si spezzano, e se fai un ottimo punteggio all'addestramento, puoi scegliere in quale corpo dell'esercito inserirti. Sono questi dettagli che favoriscono l'immedesimazione dello spettatore, che lo fanno sentire davvero dentro quel mondo e non diviso dallo schermo di un televisore. Come ho detto, è proprio questo il punto di forza di Attack on Titan. Il suo mondo è un mondo in grado di cambiare drasticamente le persone, ma in un modo completamente diverso da quanto una classica crescita shonen all'ombra di lealtà e di coraggio possa fare. Qui la gente non è detto che diventi migliore sopravvivendo, anzi, molto probabilmente peggiorerà dal punto di vista umano, accettando compromessi e abbandonandosi all'egoismo, compiendo quella che può essere definita una vera e propria regressione interiore, distante anni luce dal percorso dell'eroe classico. La narrazione segue un suo personalissimo ritmo, zigzagando tra colpi di scena e suspense, costruendo pian piano false certezze per poi distruggerle in un colpo solo, annichilendo completamente la divisione tra bene e male. Insomma, quella che si crea è un'atmosfera davvero buia, densa di paura, di violenza e di sangue, che punta tutto sul mistero sempre più fitto. Il regista J.J. Abrams, in una famosa conferenza del TED Talks, parlando del concetto di Mystery Box, raccontò un suo simpatico aneddoto. Da ragazzo era appassionato di giochi di prestigio e comprò una scatola con un punto di domanda sopra, ma non l'aprì mai, tuttora la possiede ancora sigillata. Questo perché per lui quella scatola rappresentava infinite possibilità, il potenziale. L'apertura di quella scatola avrebbe ucciso tutte queste possibilità tramite la realtà, che sarebbe potuta essere bella, ma anche deludente, o peggio, terribile. Ed è lo stesso sistema utilizzato nel cinema, nei romanzi, nelle serie TV, negli anime, insomma, nelle storie in generale. C'è sempre una mystery box dentro cui sta la verità, un qualcosa che fa scattare la tensione, la curiosità, e nel caso di Attack on Titan è ovviamente la cantina di Grisha Yeager. In quella cantina è nascosta la verità, ma fino a che i personaggi non ci entreranno, esisteranno per loro e per noi pubblico infinite possibilità raccapriccianti e spaventose, perché il mistero è da sempre un'arma narrativa potentissima, e questo Isayama lo sa benissimo, non a caso ne fa un uso magistrale. Chi sono i titani? Da dove vengono? Cosa vogliono? E con il procedere della vicenda, con l'apertura della mystery box della nostra cantina, il mistero non sparisce, cambia semplicemente connotati, iniziano a spuntare complotti, verità nascoste sotto strati di menzogne e di sangue e ogni sorta di bassezze insospettabili. Credo di poter tranquillamente affermare che Attack on Titan sia un eccellente esempio di come si possa costruire un'ottima storia anche senza dover per forza toccare le tematiche più classiche, anzi sfruttando addirittura ciò che vi si oppone nel modo più drastico, inserendoci cose come nazionalismo, militarismo e per certi versi anche fascismo. L'opera di Isayama riesce a scavare parecchio sotto la superficie, ma soprattutto riesce a mantenere ciò che promette step dopo step, aggiungendo quel qualcosa in più che di stagione in stagione ti tiene incollato alla TV e per quanto sembri una cosa banale e scontata, vi assicuro che non lo è affatto.
Eccoci ragazzi, il video è finito. Io non vedo l'ora che esca la quarta stagione di Attack on Titan, la stagione finale, così da vedere se la conclusione saprà dimostrarsi all'altezza del resto, ma sono quasi certo che sarà così. Ovviamente è preciso che tutto il mio discorso prende come riferimento l'anime, non il manga, che non ho letto. Io vi ringrazio davvero per la visione, scrivetemi che ne pensate qui sotto nei commenti, poi statemi bene, che è sempre la cosa più importante, e noi ci vediamo, come al solito, al prossimo video.